Questi chi sono? Ascoltiamoli, vediamo. Salve ragazzi, benvenuti. Non stavo facendo niente, stavo ascoltando un po' di musica, stavo cazzeggiando. Oggi inquadratura diversa, non solita da quell'altra parte. Oggi è diversa l'inquadratura. Comunque, siete pronti per la band di oggi? Va bene. Se non sapete di chi stiamo parlando, andiamole a vedere con questo breve filmato. Loro sono gli Ashes of Somac, una band rock alternative canadese originaria di Windsor. Loro hanno iniziato hanno debuttato più che altro con il singolo Exit 1674. Sono attivi dal 2005, quindi sono una band direi giovane. Andiamo quindi ragazzi a vedere la loro mini discografia. Quindi ragazzi abbiamo Exit 1674, che è nato nel 2005 ed è l'album di debutto. E poi abbiamo Ashes of Somme, appunto, che prende il nome della band, che è stato rilasciato nel 2010. Al momento, ragazzi, a distanza di 3 anni non si sanno notizie per quanto riguarda nuovi album. Quindi l'unica cosa che posso dirvi è che resteremo in attesa per eventuali notizie. Come ho detto prima, loro sono una band canadese. E il Canada negli ultimi anni ha fatto nascere tante band come i Default, come gli Hinder, come i Theory of Dead Men, i Nickelback, i Finger Eleven. Ma andiamo quindi a vedere meglio la band nello specifico. Come band si presentano discretamente bene, hanno un buon sound e il cantante Randy Gray ha una bella voce. Come testi si mantengono sul semplice, perché per lo più le loro canzoni parlano di situazioni sentimentali non andate proprio nel migliore dei modi, e spaziano anche a situazioni giornaliere sempre andate male, dove c'è di mezzo il lavoro, la famiglia o la fidanzata. Io li ho conosciuti per sbaglio, cercando un altro gruppo, e tra le mani mi sono ritrovato ad ascoltare loro. Mi sono piaciuti non subito, perché almeno li ho dovuti ascoltare almeno 3 volte, però sostanzialmente rientrano in una categoria medio-bassa. Perché medio-bassa? Perché hanno fatto soltanto 2 album, forse se ne facevano magari 4 o 5, può darsi che dal mio punto di vista aumentavano di categoria e di qualità, quindi. Giustamente, se continuano su questa linea e se faranno altri album, credo che andranno forte, molto forte. Ragazzi, per oggi era tutto e noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao!